di tutto, sono voglio esprimere il mio il fatto che hai fatto un film sulla cultura americana di questo tipo è già una cosa molto molto bella, molto coraggiosa. E il film mi è piaciuto e anche la figura di questi fratelli sono affascinante, ma forse ci sono un paio di cose che devo dire che ci sono delle perplessità. Infatti inizio un po' con il titolo, non il titolo, ma dal ghetto, no, al Hall of Fame. Perché è una cosa curiosa di la città di Alliance, Ohio, e che è forse di oggi di 11.000 persone, piccolo nel nord-est dello Stato. Ha una storia interessante per quanto riguarda i neri, perché era una fermata per la, non so se vede, cioè questo Underground Railroad. Quindi, era stata dei... Sì, cioè quella ferrovia, la cosiddetta ferrovia. Sì, per gli schiavi che sono riusciti a attraversare il fiume dell'Ohio, cioè facevano questo percorso verso il Canada di solito, e Alliance era una fermata molto importante. Quindi in questo piccolo paese che ha questa tradizione, non c'era per me, un americano, quando penso a un ghetto, non è un posto dove c'è un ghetto. Il ghetto è un fenomeno della città grande, ha un aspetto completamente diverso. Quindi, se vogliamo pensare a una persona che viene dal ghetto, pensiamo a Mike Tyson, che viene da Bedford-Stuyvesant, proprio uno dei posti che era più pericolosi, no? In New York, e questo per me sarebbe il ghetto. Perché lo dico questo? Perché la cosa affascinante di questo film è che sarà quasi la prima volta che vedete, no, in un film una famiglia completamente normale, no? Una famiglia nera che sono tutti uniti, hai una sorella che non è una prostituta, un fratello che non si droga, e prima, cioè forse la cosa più importante è c'è il papà, invece di un papà che è un Rolling Stone, cioè quella canzone famosissima di My Papa is a Rolling Stone, ma qua non abbiamo un padre che è un Rolling Stone, è un padre che sta là con la famiglia, che aiuta noi figli, che è sempre là. Infatti, se non mi sbaglio, proprio uno dei fratelli dice proprio quello, era sempre là con noi. Quindi abbiamo una famiglia che è completamente contraria, no, di quello che vediamo di solito. E questo è affascinante. No? Ok, questo è un punto importante per me. Un secondo commento è che quando pensiamo a 1965, questo è in febbraio di 21 di quell'anno, Malcolm X viene assassinato, che ha delle implicazioni enormi anche per quanto riguarda il suo rapporto con Louis Farrakhan. Ma è anche quel periodo quando esplode, no, sta esplodendo i movimenti per il voto, cioè il diritto di votare, eccetera. E è interessante per me immaginare un po' questo, non esattamente giusto, ma che vediamo questi fratelli che stanno firmando un contratto per giocare, no, football, cioè professionale, che vuol dire dei contratti di soldi abbastanza significativi. Mentre
ci spostiamo in particolare nel sud, stiamo per avere la marcia di Selva, no? Stiamo, cioè è un momento che è come non sta toccando questi due fratelli, cioè non sono coinvolti direttamente, anche se è chiaro che Tony sta leggendo l'autobiografia, che è quell'episodio molto affascinante, che lui viene cacciato. Posso immaginare questo, perché è come se loro, per giocare, no, a quel livello, non potevano neanche parlare della politica, per niente. Ma è come hanno fatto una decisione: noi andiamo in questa direzione verso un successo, e poi Tony ha avuto un successo incredibile nel cinema, era veramente un personaggio ben noto. E poi anche questo è interessante, perché quando lui faceva dei film di blaxploitation, che è un po' controversiale, no? Cioè, questo per i neri, e specialmente mi piace da morire quel momento quando c'erano delle persone che sono rimasti assolutamente scioccati quando vedono lui che ammazza una sorella. Cioè, questo non si fa, anche se è nel cinema, non si fa. Quindi è come se un po' vediamo anche un tipo di scelta che loro hanno. Io non so cosa hanno fatto Charlie, cioè il fratello maggiore, ma almeno Tony ha fatto una scelta di... Beh, non è una critica, è semplicemente che facendo così, cioè questo mondo che stava esplodendo, specialmente nel sud, non, è come se non c'è, no? Assembla nel film. Poi, l'ultima cosa è che è questo Hall of Fame, no? Il fatto che loro, infatti io sto per essere, di essere chiamato un razzista, no? Perché è come se, mi dispiace sentire che quando Charlie dice che abbiamo un problema razzista qua, che dovuto al fatto che loro non sono stati accettati ancora nel Hall of Fame. Ma se io dovessi votare, no, neanche io voterei, no, di includere questi nel Hall of Fame. È la loro storia è affascinante, importante, deve essere indicato nel Hall of Fame, sì, che loro, questi due fratelli, perché ci sono ogni anno 1500 giocatori di football americano, 15 vengono selezionati ogni anno per essere, no, portati dentro, 1% più o meno, no? Ma questi sono persone che è basato completamente sul livello della loro capacità di atleti, no? Quella storia che loro hanno è importante, ma non ha niente a che fare con la capacità di giocare, no? in quel mondo sportivo. Quindi questo è chiaro che è il mio punto di vista. volevo esprimere almeno come vedo questa porzione. La cosa che mi dispiace, avrei voluto sentire di più questa differenza, cioè le strade che hanno fatto i due fratelli, perché non sappiamo bene cosa ha fatto Charles, ma il fatto che lui ha cancellato, diciamo, il suo partecipazione con la Nation of Islam quando è stato assassinato Malcolm X. È interessante, perché loro quasi vediamo queste due strade molto diverse partendo da quel momento là. Ma il film, non sono molti,
sono molto molto contento di aver studiato, diciamo, aver avuto la possibilità di commentare questo momento. Questi sono i miei commenti. Sì. No, possiamo fare delle domande? Ah, sì, no, sì, come se, volete, sì, come, sì, sì. Cosmai così raccogli un po' di... Perfetto. Ci sono domande? Io ne avrei una, partirei dal... Tu hai detto che non c'è la voce, non c'è il commento, no? Chiedevo se ci vorrei spiegare un attimo la scelta di non avere... Io non lavoro mai con una voce narrante, non mi voglio mai mettere in scena o come voce o come presenza del narratore. Ovviamente per contestualizzare un minimo ho dovuto comunque mettere un io del narratore all'inizio per spiegare la genesi del progetto, che è partita da un'intervista che magari tu vai a incontrare una persona X, ti trovi con Y e ti vai a vedere un concerto e invece scopri, magari vai a vedere un gruppo hip hop politico e entri in una dimensione altra che quella delle quinte, dell'albergo, la tournée, eccetera, entri nella cucina della mamma, eccetera. Per cui non vedevo la pertinenza di mettere una voce off, una narrazione discorsiva. Trovo molto più potente il discorso dell'audio. L'audio è metà del film, come ben sapete. L'audio, incluso la musica, è incluso l'ambientazione sonora. La tradizione nera americana ci insegna a tutti, attraverso la storia detta e non detta, attraverso la recuperazione degli strumenti culturali che le ha offerto gli Stati Uniti d'America, che hanno lottato per avere, perché, come dicevano certi personaggi, erano esclusi dal sistema scolastico, cioè una violenza molto molto grave. E su questo aprirò un'altra parentesi dopo, sull'approccio alla figura polemica di Louis Farrakhan nel movimento Nation of Islam, che comunque sta molto ancora popolare fino a un certo modo. Per cui, perché mettere la voce dove la musica può dire le cose? E come, perché fare un canale di news in 24, come adesso stiamo, no? Siamo in mezzo a delle faccende molto grave e siamo tutti fissati, però lo stesso loro lo può fare l'audio, la radio, quella narrazione. In questo caso, ripeto, la black music, la musica nera, partendo dalle origini, dal blues, dal negro spirituals e le rivoluzioni immense che ha dato la cultura popolare mondiale, proprio a livello estetico e tutto, ha in sé già tantissime cose da dire. Il passaggio del jazz, il passaggio al free jazz, il passaggio al funk, il passaggio a rhythm and blues, finché diventa poi la macchinizzazione, quello che hip hop, insomma, quel tritolare tutto questo. Per cui pensavo che per dire gli anni 30-40 ci stava la musica di quell'epoca che ascoltava la sua nonna, la mamma, piuttosto che negli anni 60 era Miles Davis, Steve Coleman, piuttosto che altri, che portavano, ovviamente, non era semplicemente un divertimento, entertainment, come dicono in inglese, ma è una carica culturale molto molto forte, che ti apre finestre su sempre il contesto, perché uno come Miles Davis, che magari era sfondato di soldi a un certo momento, e arrivava in Ferrari nel club personale, però non lo lasciavano entrare perché è un negro, e questa carica la portava nella sua musica. E approfitto poi su questo, sulle definizioni, perché ovviamente spesso i feedback sono molto diversi, dipende dal pubblico. Ho presentato in campus di università dove sono afroamericani a maggioranza, o americani X di West Coast, di East Coast, piuttosto che in Europa. Adesso stiamo arrivando da Seoul, da Sud Corea, per cui sono feedback molto molto diversi. Spesso sono i femministi che mi saltano alla gola riguardo le frasi che dice sulle minigonne a fare. Per cui volevo dire, tipo, che... Era il mio prossimo commento, no, però tutto ciò per dire... No, no, giustificato, immagino. Il discorso è che il fatto di presentare un documento, dei documenti storici, è la figura molto controversa, come dicevo, di Farrakhan. Ovviamente non potevo neanche dire, faccio una nota all'inizio del film, warning, perché ci ho tenuto che non ci sia violenza, cioè io ho due bimbe, cioè di 8 e 12 anni, vabbè, quella di 8 mi ha detto, no,
parlano troppo, non mi interessa, non ci sono effetti speciali. Invece quelle di Doci mi ha fatto delle domande molto pertinenti, perché hanno ammazzato Malcolm X, chi è questo, chi è Martin Luther King, eccetera. Sono cose, no? Farrakhan è un personaggio controverso, per capirlo bisogna darci attenzione e poi soprattutto vivere nel ghetto. Ovviamente non supporto, non appoggio tutto quello che pensa, ma certe cose ho imparato a conoscerle quando ero nel ghetto. Con ghetto intendo Watts, che è South Los Angeles, le parti che vediamo Los Angeles e Mart Park, dove ancora si festeggia l'abolizione della schiavitù, è uno dei pochissimi stati dove si festeggia questa festa per loro molto importante. E con ghetto capisci che dove c'è una concentrazione di popolazione afroamericana, non solo, anche i messicani, per esempio, il latino, la scuola è disastrata, la polizia non entra, sempre lì con gli elicotteri, o viene solo per fare dei blitz sulla una casa magari segnalata da qualcuno, eccetera. Per cui sono i gang che fanno la strada. Io questa cosa, per tornare a come fare un film su un altro continente con zero budget, per scelte etiche, se vuoi, sono state molte difficoltà anche da gestire una troupe, perché metà del film l'ho fatto in modalità, cioè da solo. L'altra aveva un operatore, nell'ultima fase della film, tutta la neve, l'Ohio, eccetera, è stato o farlo così o non farlo. Perché ovviamente le cose vanno fatte, insomma, fino a per dire delle verità storiche, e ovviamente è il mio sguardo, che è diverso dal sguardo anche di un autoctono, di un americano, però ci sono sensibilità diverse. Dico il ghetto perché il ghetto è una realtà, perché c'è violenza, come c'è negli Stati Uniti in generale, è un paese violento, nel senso dall'aeroporto, sistema di sicurezza, eccetera, alla vita dentro. Poi ci saranno eccezioni, New York, qui, là, ma in generale è un paese, il concetto della, non so, voi studiate tipo nella politica, il concetto dello spazio pubblico, Habermas, queste cose che sono magari concetti più europei della gestione dello spazio pubblico, eccetera. Essendo la storia degli Stati Uniti diversa, ha una concezione molto diversa della proprietà privata. Ok? Ci sono delle cose che per noi è scontato, trovarsi in piazza, sedersi sulla soglia di una casa, di fare, che sono di cultura mediterranea, piuttosto che lì sono inconcepibili. Per cui dico tutto questo perché non perché sono affascinato, già il personaggio è affascinato e poi dallo esempio dei suoi genitori, del suo fratello, eccetera, per un po' contraddizionare. Però quando sei dentro il ghetto capisci che la polizia non c'è, che ci sono i gang che hanno le armi, la droga, che c'ha il fratello, il figlio della la sorella che dicevi è morto perché l'hanno sparato, perché questo, perché l'altro. La Nation Office non fa un ruolo dentro la comunità dove la polizia non interviene, fa una specie di mediazione, giustizia sociale, che viene dove appunto la polizia, magari la polizia ti aspetta quando esce dal ghetto, magari lì ti fanno controllo dentro e lasciano scannarsi tra di loro. E in questo senso capisci, non dico, io mi diffido ovviamente del della personalità e tutto il discorso di Louis Farrakhan, come era il fondatore Elijah Muhammad, anche là molto sul culto della personalità, che poi si capisce su una popolazione che ha subito magari schiavitù, deportazione, privazione della sua, della cultura, della lingua, dell'accesso a tantissime cose, che ha bisogno di un eroe, no? di una figura, di qualcosa che si è trovata in questo, alla fine è un predicatore. Non è nient'altro che un predicatore, come ci sono tantissimi in Stati Uniti. Magari, appunto, il taglio, la diversità di uno come un Martin Luther King, che anche lui era un predicatore, che qua siamo nella dinamica non solo cristiana, perché questo anche non è un Islam, come dire, tradizionale, sunnita, è un Islam reinventato, è un po' come... non ibrido, sincretico, nel senso, lui nei suoi discorsi cita più la Bibbia che il Corano.
cucina, magari mangiano qualcosa, qualche salsiccia, qualcosa, cioè hanno un'adattazione, sono strategie di sopravvivenza in un territorio nuovo e bisogno di un immaginario, di ricostruirsi un immaginario nel quale, come dice Malik, dice un paio di frasi interessanti, perché avete visto che ritmo ha nella chiacchiera. Dice, Hollywood ci ha sempre presentato come delle scimmie, e neri, Tarzan, ok, sono cose importanti perché sono impronta anche dell'immaginario nostro, che magari siamo del nord, siamo paesi. Per loro, che hanno vissuto veramente queste cose, il fatto che non hai rappresentazione della diversità, non hai l'eroe nero, c'hai Tarzan che ammazza tutti gli indigeni, i neri, eccetera. Per cui è una cosa che hai bisogno di reinventarti anche tu, dei miti, dei eroi. Il black exploitation come genere cinematografico nasce come una letteratura afroamericana, che vedete con la bellezza dell'apporto del linguaggio di Toni Morrison, per esempio, in quel periodo, eccetera. La stessa cosa è successa con il cinema, abbiamo bisogno di rappresentarsi, come c'è adesso in Europa un bisogno delle seconde generazioni adesso di rappresentarsi, perché dice guarda, sono marocchino però non sono spacciatore, sono questo però non sono questo, non sono terrorista, non sono, per cui adesso scrivo io il mio romanzo, non sono stufo che quel scrittore, quel politico, quel cinematografo, filmmaker racconta la mia storia. Hanno preso la telecamera, hanno fatto, cosa hanno fatto? Hanno fatto come facevano in Italia e negli Stati Uniti, con i film dove i mafiosi lottano contro gli FBI, eccetera. E hanno fatto le stesse sceneggiature dove loro ammazzano i mafiosi che lavora con la polizia e sono Shaft e tutte queste cose che hanno fatto scuola con il loro apporto che è la musica, il funk, eccetera, eccetera, che era affascinante. E poi, vabbè, magari lui pure a un certo momento ha capito che stava giocando il gioco di quello che chiama Malcolm X slave field, nel senso lo schiavo, cioè schiavo del casa e schiavo del campo, e purtroppo l'America bianca, tra virgolette, quella che ha potere, che ha gestito tutta questa storia, non ha dato posto nel paesaggio politico, culturale, quello che vogliamo, fino a pochissimo tempo fa, e ha usato l'uomo nero. In quale campo l'ha usato? Nello sport e nell'entertainment, nel cinema, la pubblicità, per cui sempre una cosa fisica. È per questo che vorrei dire a Steve, quando dice loro l'Ohio stavano passando lì per andare, la città non è un ghetto, hanno deciso di andare al football. Non hanno deciso di andare al football. Il football è la tua unica salvezza per uscirne. Se sei nero, black, di una famiglia che aspetta il welfare, aspetta un sacco di riso, non hai la scelta, ah, vado al college, vado a lavorare qua, tu sei negro, sei muscoloso, vai a correre, vai a fare football, vai a non zappare, per cui non è una scelta, è così. E se si studia la storia del football americano, che non è la mia specialità, per cui ho sorvolato moltissime cose, il football era un gioco di bianchi fino a un certo punto, però dopo, visto che diventa business, abbiamo bisogno di, come le nazionali, no? Vediamo la nazionale francese, la nazionale questa, la nazionale quella, poi parliamo blanc, black, beurre. Sì, ma cioè, in quale campo stiamo parlando? Sempre nel campo dove ho bisogno dei tuoi muscoli, non del tuo intelletto. È stata un po' questa la sfida, era importante dire che non è la decisione, ma proprio perché ci sono bocche da sfamare, vai a correre, vai a giocare a calcio, come si fa adesso, no? Dice figlio di immigrato, fai il meccanico e tu fai la sarta. È impensabile che tu puoi diventare cosmonauta, dottore, ingegnere, notaio, bla bla, no? Ok, questa è una cosa importante sulla concessione e la visione, anche perché... Con tutto il rispetto, Smith, no? Sam, anche Sam. Bisogna essere anche Sam per dire cos'è il ghetto, bisogna vivere nel ghetto, purtroppo. E io, per quello che facevo la premessa all'inizio, che è uno sguardo doppio periferico sul sud, che viene dall'Africa, dal Nord Africa, il mio, Anche se tante persone, quando non ci sono nelle presentazioni, lo vede, dice, guarda, non so se l'autore è americano, insomma,
non c'è l'impronta del taglio per dire è fatto da una persona di questa nazionalità, penso, nel senso, se non c'ero oggi così vedete il film, non è detto che l'ha fatto Mohammed o Johnny. E questo lo dico perché è importante, perché la concessione di dire quella città, quella, io l'ho sentito, io vengo da Casablanca, una città dove saranno 6 milioni di persone, cosmopolita, un sacco di gente, di tutto, di tutti i generi, dove abbiamo skyline, abbiamo le favelas, per cui so cosa vuol dire un ghetto. Se vado in un posto come Alliance, Ohio, comunque so che magari non mi sento a mio agio, vedo il livello della gente, i barboni, come sono messi, come li vedo magari in Europa, vedo il livello di povertà, di violenza, quella che si vede e quella che non si vede. Vede le scelte che hanno le famiglie povere, dove possono portare i loro figli a studiare o meno. Il disastro della scuola, la scena che avete visto nella scuola, molto triste, abbiamo parlato dentro il team che mi ha aiutato a fare la post-produzione, perché ho portato il girato che sono riuscito, poi alla fine ci abbiamo lavorato qua. Era una scena dove mi diceva una collaboratrice: ah, ma guarda, non fa bella figura vedere che gli studenti appena sentono il dring dring e poi si alzano con il rispetto con loro, questa persona. Ho detto: guarda, purtroppo, no, per fortuna, guarda che siamo messi molto bene, non si può paragonare in modo. Comunque, dico che quella è la verità, come l'ho vista io, fa male, è brutto, disrespectful, però è così, perché loro sono messi così. E poi magari l'ho presentato e è venuta fuori un'altra foto, non mi ricordo quale, non so se era in New Jersey forse, no, forse a San Francisco, c'erano dei ragazzi molto giovani, di 21, 22 anni così, anche bianchi, e poi mi dispiace di fare queste cose, dire così bianchi, neri, però in Stati Uniti è molto importante. Mi dispiace dirlo, per quello che ribadisco questa cosa, è molto importante. Lì, e mi ha detto: ah, guarda, alla fine mi è piaciuto quella scena, perché ogni tanto mi piaceva dire quale scena ti è piaciuto. Mi ha detto: mi è piaciuta quella scena perché siamo così, pensiamo solo ad andare a mangiare lo snack o la pizza o la cosa, cioè, Non abbiamo quello spessore, quella pazienza di seguire un discorso, cioè, bam, allora andiamo. Per cui ti dà idea anche sulla scuola come è fatta, e soprattutto se vieni da una famiglia che non ha risparmi o che non ha le capacità, eccetera, non hai scelta, vai a correre, vai a fare il basket, ma non è per decisione, non è una decisione, è l'unica via che ti lascia il sistema. E poi time change, come diceva sempre Bourdieu, eccetera, eccetera, poi arriviamo alla generazione di magari gente un po' più privilegiata, percorsi più privilegiati, che diventano magari presidente piuttosto che, ma stiamo ancora parlando di. E questo riguardo il discorso della scuola. E io lo vedo, questo specie di attivismo nel quale si è buttato il personaggio, questo bisogno di identità nuova. Come diceva che ho buttato il mio nome da schiavo, questo è un concetto che non ha inventato lui, è sempre Malcolm X, a proposito di diritti umani. Diceva, nel senso, io ho il nome del mio slave master, della persona che ha comprato il mio nonno, il mio bisnonno, e qui non mi sento che è la mia identità, io ho bisogno di un'identità nuova, per tornare a quell'immagine data da Hollywood, data da mainstream, che abbiamo bisogno di eroi. Noi allora vanno a reinventarsi delle identità riguardo delle tradizioni o delle verità storiche, magari della civilizzazione faraonica, per dire, dice, noi eravamo re, avevamo civiltà, non eravamo delle scimmie, come ci vogliono in modo molto, sia dall'altra, in modo molto semplificato, ma anche dall'altra parte, in modo magari semplificato, che ti aiuta, però sono strategie di sopravvivenza. Il signore che parla durante la festa della schiavitù e dice: there was an art of survival, an art to survive. Racconta come scappavano gli schiavi e che tipo di cibo dovevi rubare per poter salvarti. Magari perché se rubi
un gallo inizia a urlare, allora ci sgamano, allora più. E così è diventata l'anguria, è diventata simbolo anche di quell'episodio. Questo frutto proprio che è silenzioso, però rosso, c'è tutta una simbologia. Questa arte di sopravvivere in questo territorio americano, che ovviamente dà cioè questo sogno, di, no? Che per me l'avevo fino a lì, quando ero piccolo, fino agli anni 80, e che oggi lo vediamo, no? Black Lives Matter, cos'è l'hashtag dell'anno? Sì, che Black Lives Matter, cioè, vuol dire tutto, comunque, no? È una società dove la polizia ammazza più del terrorismo, anche se ci fanno una propaganda grande sul terrorismo, nel senso comunque è una società molto, molto, molto difficile, e se sei black non sei vantaggiato, ecco quello che voglio dire. Però tutto ciò per dire che io dovevo fare una fotografia di questa realtà, un po' perché è il mio punto di vista sud periferico dell'Occidente, su anche una periferia dell'Occidente che considero questa famiglia normale, sì, cristiana, però black, vedi il quadro della Maria nera, hanno ancora queste cose, come si dice, terrone, no? Qui in Italia, del regalo con i soldi, questa cosa che fa molto, molto vera, qualcosa di vero, no? Cioè, non compro il regalo alla nonna, cioè bisogna anche dare, sì, mettiamo la busta, mettiamo $5, $10, $20, alleghiamo, come si fa ancora nei matrimoni in Nord Africa, piuttosto che dai Rom, piuttosto che... Praticità, guarda la foto, questa è il nonno, e se è tagliata, perché devi vedere le scarpe, i piedi come erano, questa è la realtà. Non è che erano famiglie, per me non è normale, perché c'è una povertà e la povertà non ti dà strumenti per poter andare avanti nella società. Sei condizionato, devi fare un percorso che è questo, di fare un sport violento, perché comunque il football americano è uno sport estremamente violento. Se vedete l'evoluzione, all'inizio iniziavano a giocare così, con berretto, poi dopo prendevano il copio e hanno messo una barra, dopo hanno messo due barre, dopo tre barre sul casco, adesso c'hanno tutte delle cose, e poi tantissimi soldi in questo business, che loro si sentono d'aver perso, perché hanno detto, guarda, questo fatto che noi siamo i due primi americani, bla bla bla, nel 67, viene manco riconosciuto nel 2008, ma siamo noi che abbiamo trovato nella statistica che su 300 fratelli che hanno solo giocato nella stessa siamo i primi e ci abbiamo... E io, dal mio piccolo, anche sono anche in questo caso un po' ovviamente affascinato, ma anche critico su questa cosa, questa fissazione americana dei numeri, della competizione. A tal punto, perché il concetto di Hall of Fame io non sapevo cos'era, era una delle motivazioni per fare il film, perché non abbiamo in Europa, il resto del mondo, il Hall of Fame, no? È una cosa che si sente da poco, comunque molto americana. Hall of Fame del calcio, Hall of Fame del NFL, poi c'è il Rock and Roll Hall of Fame, dove appunto Public Enemy, mentre stavo facendo il film, sono stati uno dei rarissimi gruppi hip hop per entrare al Rock and Roll Hall of Fame. È un concetto molto americano, sempre questo bisogno di costruire una storia nuova, basato sulla competizione, sul primario dell'individuo, eccetera. E per me anche lì non do giudizio, do fatti, dico guarda, nel 2009 è successo, adesso stanno aspettando nella sala a febbraio a Los Angeles, quando è stato presentato, nell'aula, la sala, si è alzata la gente e ha detto dobbiamo fare una petizione per il NFL Hall of Fame, perché questo è ingiusto, eccetera, eccetera. A me mi ha emozionato questa cosa, mi ha detto guarda, questa è storia vostra, fate quello che volete, ma... Di Hall of Fame ci sono stato, provato di incontrare il direttore, così per avere anche accesso a certi archivi, eccetera, però è stato molto complicato perché, come avete capito, il film è stato fatto in maniera estremamente. Ha avuto è stato molto travagliato perché è stato fatto con maniera molto precaria. Per cui anche il tempo, i tempi, eppure il film ha bisogno di tempo, ha bisogno di osservazioni, ha bisogno di vivere. Vivere quei momenti della cucina, vivere i momenti.
community in scuola, vivere in quartiere, a fare niente, non per forza attaccarsi alla gente subito con la telecamera, proprio di sentire la gente, vedere prima di dire qualcosa. E niente, alla fine the Hall of Fame è un po' è una metafora un pochino, cioè, di cos'è il successo, perché cosa ci interessa quando arriviamo al successo, perché poi lui comunque un certo successo l'ha avuto, però ci ha un sputtato, ma anche contraddittorio, però comunque lo vuole il successo, ma cos'è la, no? Perché lui è prodotto da quella società, come Farrakhan è prodotto di quella società. Nel senso, se vedi come è fatta la sua complessità, la società americana, con le sue cose bellissime, ma anche le sue cose spaventose, dice, ah, adesso capisco perché c'è anche Farrakhan, che magari sì, una persona così così, però capisco perché c'ha un ruolo questa organizzazione che ha. Va bene, no, vorrei solo dire una cosa, magari per poi non allungarmi troppo, perché sarei curioso del vostro avviso. Comunque volevo solo fare un ringraziamento molto grande in una persona in particolare, che è Valentina Turi, che ha studiato qui a Forlì, e che è un'amica e che mi ha dato una mano, che è stata lei che si è occupata della traduzione in italiano, non dall'inglese come notate, ma dall'americano. È un americano bello tosto, perché io stesso ho fatto molta fatica pure per capire certe cose mentre ero lì, per cui ho dovuto ascoltarmi, leggere, informare un sacco per poter rendere una versione la più decente, la più vicina, diciamo, anche facendo delle scelte a volte estreme sul linguaggio, per rendere certe espressioni, certe referenze alle quali accenna, perché è pieno di referenze. Questo per cui volevo fare questa cosa. Intanto anche ringraziarvi della vostra attenzione massima. No, io volevo chiederti alcune cose, ma praticamente hai già risposto in anticipo con tutto quello che hai detto. Però mi è rimasta soprattutto una curiosità, che è una cosa che ti aveva, credo, chiesto anche se. Cioè, è interessante questo momento in cui il percorso dei due fratelli si separa a partire dall'assassinio di Malcolm X, no? Allora, sarei curioso, ma forse è una storia che non è solo una curiosità, ma è anche abbastanza significativa, il fatto che questi due fratelli ancora oggi evidentemente sembrano abbastanza uniti, e Tony comunque ancora si identifica con la Nation of Islam, perché si fa, credo, sì, no? Tu lo riprendi nella scala, sì, dove c'è tu, e invece il fratello ha rotto. Sì. Sicuramente da quello che ho capito, che se eri giovane in quell'epoca e sentivi un discorso di Malcolm X per la prima volta in quel periodo storico, non ti lasciava indifferente, soprattutto se eri black, e non solo, che vediamo, sì, c'è anche arriva la fonte all'inizio, che ti piace, non ti lasciava, perché era il primo negro che diceva cose in modo intelligente, e non aveva peli sulla lingua. Ho detto negro perché all'epoca si diceva così, poi dopo di fare black, adesso afroamericano. Il fratello, purtroppo, quando l'ho conosciuto, e adesso soffre di demenza come la mamma. Io contavo moltissimo sull'incontro con la mamma per tutta la memoria degli anni 20, 30, 40, perché mi interessa l'infanzia, perché bisogna capire il territorio, eccetera, della persona, del protagonista. Purtroppo lei adesso ogni tanto riesce a interagire, eccetera, ci ha fissato su dei episodi, ma non sono riuscito a tirargli tanto di più. E la stessa cosa anche col fratello. Inoltre abita in Atlanta, per cui adesso l'ho beccato col compleanno dalla casa della mamma e la sorella in Ohio, che sono quei momenti importanti per loro trovarsi. La stessa frustrazione l'ho avuta anche all'approccio della Lex, perché lui è divorziato, il protagonista, per cui la sua donna, piuttosto che passare più tempo con i suoi figli, piuttosto tante cose che potevo aprire, tante piccole vite così. Purtroppo non è stato il caso, per cui mi è stato funzionale sia nella narrazione, racconti dell'infanzia legati al football, che
per contrastare questo fanatismo, no? Sulla figura di Farrakhan, perché tanta gente dice, boh, io ero con la Nation finché era Malcolm X, mi piace, poi dopo, appunto, che sia, ci sono prove su, o non ci sono prove, eccetera, non mi interessa più, però non ho problemi su questa cosa, insomma. Anche perché, e poi, è importante veramente capire, quanti di voi sono stati in Stati Uniti? Ok, ma tipo così qualche giorno o un po'... Per cui lo sapete che c'è il discorso della religione, è un discorso dove tipo c'è un quartiere, ci sono 20 chiese. A Harlem, quando sono andato per cercare la moschea di Malcolm X, poi dopo la prima di Mosque No. 7 dove lavora, poi dopo prima che si... dopo che si è sciolto, si è staccato, l'hanno cacciato, dipende, da, si è costruito un'altra moschea lui, però nel stesso quartiere sono 20 chiese. E ogni chiesa ha il suo colore, c'ha i suoi pastori, i suoi stili. Nel senso, già stiamo dentro una roba, scusatemi, un po' questo folklore, questa diversità. Per cui non è una cosa così scioccante. C'è un'accettazione, ci sono le sette, figurati. Cioè, nel senso. Qui, va bene, questo... E poi sì, c'è questa specie di rispetto... dentro che si è creato pian piano, come racconta l'episodio dei genitori, come hanno accettato solo dopo aver conosciuto questa persona. Ma purtroppo non potevo fare un film poi sui due fratelli. Quello sarebbe stato il taglio che voleva questo canale, che dicevo prima, che voleva comprare la cosa, e diventava un film sul sport, soprattutto i fratelli King, che comunque rimane una storia non raccontata. Non c'è un libro, non c'è un film su... e che non potevo accollarmi perché non sono americano, non sono un specialista del football americano, non... per cui era un po' per questo che non c'è lo sviluppo del fratello molto di più. Questo. Ci sono altre domande? Se no io un commento sulla Hall of Fame, perché ieri abbiamo parlato a lungo con Sam di questa cosa. E appunto siamo anche andati a vedere quanto avevano giocato e mi è venuto in mente adesso guardando il film che forse chiedono in realtà quello che chiede anche Alice Walker nei suoi scritti, nel senso di giudicare, no? con standard diversi, quindi lo dice in un certo senso Charlie, a un certo punto dice, qui non mi ricordo chi dei due. Non è tanto i tackles che abbiamo fatto, sì, no, sì, le cose, ma è questa cosa di essere due fratelli. Quindi dei criteri diversi, riconoscere, Alice Walker ne parla sulla creatività, no? Che cosa significa mantenere la creatività per le donne nere quando non potevano leggere e scrivere, come la manifestano? Manifestano attraverso il ricamo, il canto, no? E quindi devi ripensare all'idea di creatività. E forse qui lui, in un certo senso, stava dicendo che devi ripensare alle motivazioni per cui entri nella Hall of Fame. Non so, questa mi è venuta in mente dopo le nostre discussioni di ieri. È una cosa molto... Le scene col quale finisce il film sono state anche le scene col quale ho chiuso il girato, tra l'altro, perché erano quei momenti come quando ti saluti e sei sulla soglia della porta e la persona ti dice magari delle cose importanti, per cui comunque erano delle note, dei tasti dolenti, quella frustrazione di dire, perché NFL come era quando c'erano loro negli anni 60, una cosa, potevi comprarti la macchinetta, fare il film nel quartiere, quello che è diventato ora è un'altra cosa, perché adesso c'è il jet privato e loro si sentono comunque un po' di soldini, un po' di cose l'hanno fatto. Per cui c'è un risentimento molto forte, che poi tra l'altro ho scelto di non far vedere tantissime cose, perché immaginate se siamo a 68 minuti, sono partito di più di 40 ore di girare. E questo risentimento è questo, dove ci metti delle motivazioni razziali, politiche, eccetera, eccetera. Dice, guarda, addirittura c'è uno dentro il Hall of Fame, non so per cosa era famoso, però c'era la sua foto in grande con una pistola in mano, sempre degli anni 60. Cosa stiamo dando ai giovani che vedono queste cose?
uno che è dentro la Hall of Fame con la pistola in mano, ti rendi conto? E noi che non ce la presentano, e poi ovviamente vabbè, il discorso razziale è ancora, non dico tabù, perché adesso si parla più o meno di tutto, però è ancora marginalizzato. Cioè, tante cose bisogna veramente aspettare che ci sia il dramma per affrontarle, perché fanno parte di un passato che non si vuole. Cioè, adesso sì, si fa una cosa, si chiama Black History Month, che il mese di febbraio è completamente dedicato, finalmente direbbero loro, nelle scuole, in certi spazi così, biblioteca, fanno Harry Tubling, Martin Luther King, questo, parlano di, no? Un po' di Founders Fathers, però black, per cui febbraio è dedicato a questa cosa, per il resto si sentono, oh, ma noi non siamo rappresentati, non siamo, allora c'è questo bisogno di creare stessi. È buffo perché tra le due feedback, quando l'ho presentato, ovviamente come prima uscita dovevo farlo uscire lì, perché è un soggetto americano prima di tutto, anzi, black americano. E dopo c'è, ho avuto un paio di proposte per distribuzione digitale e adesso il film è distribuito, non è ancora in distribuzione, lo sarà presto, prestissimo spero, qua in Europa e nel resto del mondo, però è disponibile sul territorio americano con una distribuzione che si chiama Kweli, Kweli TV, e sono un canale magari specializzato sulla la diaspora africana, afroamericana e la popolazione afroamericana, come un Netflix Black, ok? Per cui i contenuti vanno a maggior prima a queste popolazioni, eccetera, perché c'è un bisogno che sentano la comunità di avere più film, più serie, più cartoni animati per loro bimbi, bla bla bla, eccetera, in questo senso. Posso dire un paio di cose e poi basta. Vabbè. Prima di tutto, io sono sicuro che le donne ti hanno chiesto come mai la macchina da ripresa non si è fermata su quella cosa che diceva Why Women Cry. Sì. che non so se ti ricordo. Sì, sì, così mi ricordo. Sì. Ma poi io vorrei aggiungere che tu l'hai scritto da qualche parte che il nonno di questi fratelli era molto interessato, lui faceva il teatro. Sì. E questo per quanto riguarda un tipo di violenza che è il blackface, che ci porta all'attualità in Italia. No, ma la cosa incredibile è che i neri, per salire sul palcoscenico, dovevano dipingere la faccia nera. Cioè, e qua, se spingete un po' la struttura mentale, cosa vuol dire questo? Per diventare, per presentarsi, si doveva quasi cancellarsi per poi diventare bianco, per poi diventare nero. C'è un bellissimo film di Spike Lee, cioè Stamboul. Ma è una cosa, questa è una violenza incredibile. Torno alla necessità di una narrazione diversa in un contesto di mainstream, potere, dei media potere, che ti dà la possibilità di educarti, di fare questo per poi raccontare, a fare film, o aprire una sala e avere un palco, invitare che vuoi nella tua modalità, di dire all'artista di dipingerti, eccetera. E poi mi dicevo che ci porta tristamente all'attualità nostra, italiana, nel quale questa cosa è successa la settimana scorsa, purtroppo, in un giornale rispettuoso, Repubblica, che produce questo video, un'altra casa di produzione nel quale non mi ricordo il nome, però è facile trovarlo, dove rappresentano questa specie di gag con gli italiani per parlare di razzismo, fanno vedere l'italiano, che però con l'italiano, cioè nel senso italiano del bianco, così, però appunto con la faccia dipinta per fare il magrebino, con la faccia dipinta di nero per fare l'africano,
con le dread finte per fare rasta e tutte queste cose, tra l'altro di cattivissimo gusto, perché almeno se c'era gusto, satira, si apprezza la satira, ovviamente la satira deve essere intelligente, in questo caso non lo è per niente, è un flow, però fa vedere anche che questa tematica è una delle urgenze che ci sono nel bisogno, di una rappresentazione altra. Comunque fate, adesso non mi ricordo il titolo del video, però fate magari, se avete Twitter, fate blackface, no, stop blackface, e vedrete che vi risulta questo video simpaticone. Che c'è stata, non so se qualcuno ha fatto un'iniziativa contro la cosa. È per dire che c'è una necessità di una narrazione diversa da quella dei media dominanti, che spesso ci veicolano, ci obbligano a vedere il mondo in un certo modo, e in questo senso queste sono le violenze proprio, cioè anche di cattivo gusto, perché si possono essere l'ironia, la satira, sono tutte cose bellissime, anzi sono le segni di intelligenza e di leggerezza. In questo caso, purtroppo, almeno, poi adesso mi sono staccato anche se è un spunto da imparare un sacco di cose dall'esperienza degli afroamericani, della loro lotta per i diritti, eccetera, che qui con la generazione degli italiani di seconda generazione, terza generazione, e tutto quello che succede qua, è un discorso anche molto, molto rilevante da affrontare adesso, perché appunto perché non c'è nessuna volontà di veramente aprire il campo mediatico, il paesaggio mediatico, alla vera diversità, non quella che ti rassicura, perché l'arte deve anche scuotere, anche far paura, anche destabilizzare le sicurezze che abbiamo, i fondamenti che abbiamo, nei quali crediamo che sono delle cose, no? Intoccabile. L'arte deve avere questa cosa, non con la facilità della maschera. Per cui sono anche molto ottimista su questo, che con questo linguaggio, il linguaggio del video, dell'espressione, si riuscirà a dire delle cose che sicuramente non interessano nessuno, perché non sono in un format, come questo film, questo documentario non è in un format, non è un 52 minuti, o non è girato con la full HD, o con il... no? È anche molto importante il discorso del format. Se non avete domande, io avrei qualcos'altro da dire, perché The Long Road è per fare un film, come per scrivere un libro, o se lo vuoi fare, se lo potete fare, perché è un lavoro di squadra, non è mai, magari il libro può essere anche un lavoro, un percorso individuale, però hai bisogno poi dopo di un aiuto che ti legge, che ti assista, che ti edita, che ti fa, però il film è a maggior ragione un lavoro di squadra. Se veramente è un discorso che ti tiene a cuore, è difficilissimo, perché troverai sempre gente che ti scoraggia, che ti sabota, che ti deprime, che ti dirà che non ce la farai mai, ma cosa vai a fare lì, ma cosa fai là, perché ci dovrai mettere da tasca tua, perché non puoi valutare il tempo che passi per la ricerca, per la creatività, eccetera, eccetera. Ma è importante... insomma, crederci, perché ha una valenza, perché magari non sempre ovviamente si può valutare in modo solo finanziario, ovviamente, ma ha una valenza altra, e soprattutto che, come vedete, questo film non ha nessun tipo di supporto istituzionale, regionale, eccetera, non c'è nessuna istituzione in mezzo, non c'è nessun ente commerciale o... ci sono in mezzo, perché non perché volevamo fare difficile, ma perché certe cose vanno fatte così. Ci sono i nomi delle persone, che sono gli amici, i conoscenti, eccetera, che hanno aiutato,
che ha aiutato col lavoro della traduzione, che ha aiutato comprando la maglietta del crowdfunding, che ha aiutato dando tempo per venire in studio per registrare, magari con un piccolo contributo per farlo venire in studio, che ha aiutato, ognuno ha dato un po' del suo. E perché? Perché non perché sono un regista famoso, sono una persona famosa, ma perché il soggetto, la storia, l'approccio gli è piaciuto. Per quello è un messaggio un po' così, per dire, sarà sempre dura, perché niente è facile, però ne vale la pena arrivare in fondo come la pensate voi proprio, perché ci sarà sempre qualcuno che ti vorrà vendere un sogno vicino al tuo, che gli somiglia, ma non è il tuo. Ultima cosa, c'è la colonna sonora, che è spettacolare, non l'ho scritta io però, lo dico, e tra l'altro è prodotta sempre, come dicevo, con artisti, tecnici, eccetera, che sono all'80% italiani, però abbiamo tipo questa cantante che ha fatto il tema principale del nuovo Osara o dell'Atlanta, Chuck D dei Public Enemy, degli Stati Uniti, eccetera, però abbiamo fatto un lavoro di post dell'audio e della musica in uno studio qua a Ravenna con questo ragazzo Duna, che è un amico nostro di Russi, un paesino vicino a Ravenna. E un lavoro, veramente una persona bravissima per la dedizione, eccetera. Comunque, e c'è la colonna sonora, questo viaggio del film con l'audio è disponibile prima che il film sia disponibile qua in VOD. C'è sia una playlist su YouTube digitando il titolo del film, per cui vi invito a ascoltarla, a condividere se vi piace. E poi se volete, perché su MP3 su internet, no? Se volete in Wave, che siete dei cultori, avete delle orecchie fine, volete sentire la musica in alta definizione, aspettando le versioni stampate, c'è disponibile pure tipo su... Vabbè, se andate su internet trovate il modo sia di ascoltare che scaricare gratis, sia di supportare se vi va. E questo è. Bene.